giorno. Sì, pronto, gentilmente una pattuglia in via Lamedia 34 per un'aggressione. Come potete vedere, Monica ha risolto un grande problema, che è il problema dell'aggressione, bloccando il braccio dell'aggressore e portandolo a terra con un controllo, e per eventualmente avere la possibilità di chiamare le forze dell'ordine o, se all'esterno, effettuare una via di fuga. Illustriamo la tecnica, vediamo un po' un attimino. Allora, giriamoci spalle su spalle. Allora, perciò, presa l'orecchio. Ok, tirando forte verso il basso, Roberto effettuerà un giro delle anche, ok, aiutandosi biomeccanicamente col braccio, va a creare un blocco, ok, sul braccio e su spalla, in maniera che l'avversario è disabilitato ad ogni movimento. Da qui in poi va a colpire uno dei tre punti morbidi del corpo, e sono occhi, gola e testicoli, ma in questo caso i testicoli danno il risultato migliore. Uno, esatto, come poggia il piede a terra, ok? Da qui in poi creiamo la nostra via di fuga, perciò lo scaramento a terra e si crea la via di fuga. Ok, il contrario, vediamo un attimino, adesso facciamo la situazione, la stessa tecnica ripetuta in una situazione di controllo. Ok, Roberto afferra l'orecchio di Roberto, giriamole anche, stesso discorso, blocco col braccio, blocco sulla clavicola, ok, colpo ai genitali e vado a effettuare un controllo a terra, ok, esattamente. Esattamente, in una fase che chiaramente è utile anche alle forze dell'ordine, sia per chi è civile, sia per chi è forze dell'ordine, perché è obbligato. Ok, e questa è la nostra tecnica. Sono Monica Rotundi, faccio Krav Maga da svariati anni e sono il responsabile dell'antiaggressione femminile. Voglio dire due parole riguardo a questo, proprio perché Krav Maga a 360 gradi per tutti, ma antiaggressione femminile sempre secondo il metodo Krav Maga, più specifico per le donne, per il problema delle donne e contro la violenza a tutte le donne, per dar loro almeno una possibilità di sapere che effettivamente un modo per difendersi c'è, e anche soltanto con la prevenzione, con l'aspetto psicologico di quello che può essere l'atteggiamento di fronte ad un'aggressione, come reagire e come agire. Quindi due parole proprio a favore di tutte le donne che si avvicinino a questa disciplina, perché è efficace, perché andiamo a colpire determinati punti del corpo che sono uguali per tutti, per i grandi e per i piccoli. Noi li chiamiamo punti molli, infatti, sono occhi, gola e testicoli, per cui una donna può benissimo difendersi da un uomo, anche se ovviamente molto più grosso e molto più forte di lei, semplicemente sapendo come e dove andare a colpire. Colpire che deve essere l'ultima chance, prima di tutto ci deve essere la prevenzione psicologica, cosa che noi facciamo durante tutto il nostro allenamento, dove appunto si va di pari passo con l'allenamento fisico e, ripeto, psicologico. Ultima, ma non ultima, la difesa fisica.